ritrovati amici del Gastropicconatore per un nuovo appuntamento con le terre del buono. Anche questa settimana parleremo di un prodotto d'eccellenza della Campania e lo attraverseremo da tutti i punti di vista, sicuramente mostrandovi i punti d'eccellenza ma anche sfatando quelli che sono miti e luoghi comuni, come vedremo anche questa sera. Do subito il benvenuto ai miei ospiti di oggi, al professor Paolo Masi, preside della Facoltà di Agraria, ben trovato. Buonasera. Benvenuto oggi in qualità di ospite d'onore e anche d'assaggiatore, come la tradizione vuole. Il professor Vincenzo Peretti, direttore del consorzio Provolone del Monaco DOP e docente di genetica veterinaria alla facoltà di veterinaria della Federico II di Napoli. Salve. Ben trovato. E al dottor Pippo Papaccioli, dirigente ASL, direttore di struttura complessa, ben ritrovato. Saluto. E infine, dulcis in fundo, anzi di dolce c'è proprio poco, visto il nome che si è autoaffibbiato, il nostro gastropicconatore Pasquale Buonocore. Vera. Allora, questa sera, come si diceva, parliamo di Provolone del Monaco DOP, ma prima di iniziare il nostro consueto talk io do la linea a un servizio che abbiamo realizzato in questi giorni a Vico Equense per mostrarvi come nasce il Provolone del Monaco DOP. Il Provolone del Monaco nasce tra cielo, terra e mare, un formaggio ottenuto dalla lavorazione del latte della vacca gerolese. Secondo il disciplinare può essere prodotto solo nei territori di alcuni comuni della Campania, a Gerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Santa Maria la Carità, Vico Equense. Un gusto eccezionale, sempre diverso quello del Provolone del Monaco, la sua bontà è nella sua storia, frutto delle esperienze artigianali, ma anche del territorio in cui nasce. A caratterizzarne il gusto tipico è la scelta del latte prodotto da capi selezionati, che si nutrono prettamente con erbe aromatiche, timo, rosmarino, origano di montagna, in gran parte raccolte dalle stesse colline del Sorrento. Fattorie, come si diceva, collocate tra cielo, terra e mare, come quella di La Verde Fattoria, in località Ticciano a Vico Equense, dove in una moderna fattoria l'allevamento di bestiame è praticato con sistemi d'avanguardia, sia nell'ambito dell'alimentazione che della cura di ciascun capo, affidato alla costante presenza di un esperto veterinario per ottenere un latte speciale. È veramente incantevole quello che abbiamo visto, questi pascoli meravigliosi che già ci dicono molto sulla qualità del prodotto. Dopo ci addentreremo più direttamente nella produzione del Provolone del Monaco DOP. Ma subito io cedo la linea alla provocazione, alla picconata di Pasquale Buonocore che come al solito rompe il ghiaccio e crea dibattito. Girando il territorio dove c'è la DOP del Provolone del Monaco, ho scoperto un tratto del Vangelo. Nel Vangelo il Cristo, quando Pietro prese i pesci che erano pochi e i pani, i pochi pani che c'erano, fece la moltiplicazione del pane e dei pesci. Perché mi è venuto in mente che vedendo la poca quantità di mucche, per cui la ragion d'essere del Provolone del Monaco deve derivare da mucche del territorio, non mi pare, per la quantità che se ne vede in giro, che possa essere tutto definibile Provolone del Monaco. Per cui devo immaginare che anche lì ci sta una quantità di falso abbastanza significativa. E chiedo quindi al professor Masi quanto l'ambiente poi sia fondamentale, anche le caratteristiche ambientali dove pascolano queste mucche siano fondamentali per la realizzazione di un buon prodotto.
Guardi, questi prodotti generalmente si caratterizzano proprio per il loro profilo sensoriale, che li distingue da altri prodotti di... So che 10 anni fa la sua facoltà si è occupata di tracciare un profilo sensoriale proprio del provolone. Sì, proprio nell'ambito, diciamo, di certe ricerche venne studiato il profilo sensoriale del provolone del Monaco. Del resto nei disciplinari è obbligatorio mettere anche il profilo sensoriale del prodotto per poi avere la doppa. E prodotti... Professore, ci spiega per noi profani che cos'è il profilo sensoriale? Guardi, il profilo sensoriale, diciamo, volgarmente potrebbe sembrare che assaggiare un prodotto e dire sia solo e un'esperienza dare dei empirica. Giudizi. Nella realtà, diciamo, l'analisi sensoriale è uno strumento che va costruito, tarato e poi, diciamo, dà delle valutazioni su delle caratteristiche che in questo modo, anche attraverso la statistica, diventano delle caratteristiche oggettive, delle caratteristiche numeriche, in termini di sapore, in termini di consistenza, in termini di aroma, di colore, eccetera. Ovviamente l'analisi sensoriale poi viene anche correlata a dei dati strumentali, però i sensi umani sono quelli più sensibili e quindi sono quelli che maggiormente riescono a descrivere questo che noi chiamiamo profilo sensoriale. In ogni caso volevo sottolineare, anche per riallacciarmi a quello che ha detto Pasquale Bonocore, che su questi prodotti, diciamo, che hanno delle tecnologie molto similari, perché poi non c'è una grossa differenziazione fra provolone del Monaco o altro tipo di provolone o altri formaggi a pasta filata. E poi ne chiederemo al direttore del consorzio specificamente. No, il problema è che la materia prima è fondamentale per dare delle note caratteristiche al prodotto, così come pure nelle metodologie e l'ambiente in cui avviene la stagionatura. Posso, diciamo, collegarmi a quello che si diceva prima, purtroppo questa è la triste esperienza che si ha ogni qualvolta dei prodotti di nicchia diventano famosi, per cui aumenta l'aspettativa del consumatore e quando, diciamo, la materia prima è poca e allora poi escono, diciamo, materie prime diversificate che portano sempre a dei prodotti poi dopo a cui viene apposto un marchio, ma non è solamente il problema del provolone del Monaco, tanto per citare qualcosa basta pensare anche all'ardo di colonnato o ai pomodori pachino. Siamo nella stessa situazione. Professor Peretti, in un quadro come quello tracciato dal professore Masi, quanto diventa ancora più importante avere attribuito una DOP al provolone del Monaco? Sì, io penso che su questo si debba riflettere. Innanzitutto ricordiamo che la DOP del provolone del Monaco è l'unica DOP in Campania, totalmente campana, in senso zootecnico, logicamente. La mozzarella di bufala campana non è solo della regione Campania, ma va oltre i confini della regione. E quindi su questo noi manteniamo un primato importante che porta a dire però che i nostri animali non vanno al pascolo, perché conoscendo il territorio, quello dei Monti Lattari, della penisola sorrentina, noi sappiamo che non esiste il pascolo del nord Italia, quindi gli animali non sono liberi di pascolare perché altrimenti finirebbero addirittura a mare, no? Noi abbiamo questa bellezza. Sì, lo abbiamo bellezza. Visto anche nelle immagini. Sì, visto nelle immagini, vediamo questa bellezza, si va dal mare fino alla montagna, quindi da zero come livello fino ad arrivare a 1500 del Faito. Quindi voglio dire, abbiamo una differenziazione importante. Quindi quello che si diceva, cioè il pascolo che porta la qualità, come fa a entrare nel provolone del Monaco DOP con quello che una volta veniva chiamato il frascame, cioè la pulizia del bosco, la pulizia del pascolo viene portato direttamente all'interno delle stalle. Questa è una particolarità che abbiamo noi confronto ad altri formaggi e ci differenziamo. Poi abbiamo una razza, non dimentichiamo, il provolone del Monaco DOP è nato soprattutto per difendere una razza, in particolare io da genetista e da giovane
ricercatore, ho lavorato su questo formaggio non tanto per il profilo sensoriale, perché bene aveva fatto negli anni, abbiamo utilizzato molto quello, i dati della facoltà di agraria, no? Come diceva il professor Masi. Abbiamo lavorato su questo formaggio perché volevamo difendere una razza in via di estinzione. Ricordo che il bovino di razza gerolese è una delle 17 razze protette in Italia dalla FAO, quindi è un dato importante che l'Europa ci ha riconosciuto. E poi non dimentichiamo che abbiamo tutelato con questo prodotto quello che io ci tengo a dire sta scomparendo in molti prodotti nazionali e internazionali, cioè l'uso della mano, cioè il casaro in questo caso, che dà il massimo nell'esaltazione di questo prodotto. E lo vedremo tra poco quanto può essere anche poetica la produzione del provolone del Monaco. Ma volevo anche una battuta del dottor Papaccioli su quello che è, quella che è l'influenza dell'ambiente sulle caratteristiche dei prodotti. Enorme secondo me da un punto di vista naturale. E qual è però la necessità? Volevo... Addirittura viene da pensare che anche il panorama in qualche modo ispiri queste mucche, vedendo queste immagini. Anche nella psicologia della mucca naturalmente non c'entriamo, sì. Però pare che le mucche che ascoltino musica addirittura facciano del miglior latte, ecco, o quant'altro. Quindi adesso mi becco una picconata da Pasquale, che bene faceva a parlare di quantità. Questo è un dato oggettivo, per cui effettivamente la quantità non credo che sia eccessiva, anche perché queste poi sono mucche che non producono moltissimo latte già di per sé come fatto proprio. Quello che è importante e interessante però è che basta addirittura, e questo esalta la qualità, basta addirittura appena il 20% nel computo e nei volumi totali per dare questa caratterizzazione al prodotto. Allora sicuramente i fattori climatici influiscono molto. Poi abbiamo visto che alla natura si è provveduto, perché noi siamo in un territorio che è ricco di fantasia, ricca di idee, ed è anche un po' l'arte dell'arrangiarsi dalle parti nostre, per cui si è portato quello che doveva essere il pascolo naturale, per questa ristrettezza degli spazi, si è portato verso la stalla, per cui si alimentano con comodità. Questo è molto importante, perché l'alimentazione sicuramente conferisce delle caratteristiche particolari, unitamente al clima, a questo, e quindi il gusto, e bene faceva il preside ad esaltare questa situazione, non dal lato empirico, perché poi la cosa molto interessante anche da un punto di vista scientifico, che esiste un'oggettività, è un'oggettività perché viene dalla metodologia, viene dalla ripetitività e dalla riproducibilità del gusto. Quindi era interessante il discorso che il preside faceva sulla taratura. Ma scusate l'interruzione, ma ha ragione. Dobbiamo proprio occuparci di gusto e dobbiamo collegarci con lo chef Tommaso Di Palma per vedere stasera cosa ci prepara. Chef, cosa c'è in programma stasera? Realizziamo questa ricetta molto veloce, che si tratta di uno spaghetto di Gragnano con prodotti della costiera, tra cui il provolone del Monaco, il limone di Sorrento, pomodori di Pachino e alici della costiera. Al fine realizziamo questo spaghetto saltato con questa poltiglia di olive e capperi, aggiungeremo delle alici e infine completiamo con questa salsa provolone del Monaco e qualche spruzzata di limone e qualche decorazione di timo limonato. E siamo ritornati in studio per parlare ancora una volta del provolone del Monaco DOP. Io ancora riparto da Pasquale Buonocore e dalle sue picconate per dare slancio al nostro dibattito, perché adesso abbiamo accennato un po' alla sfera sensoriale relativa al provolone del Monaco, ma non abbiamo detto questa specificità sensoriale come è poi venduta sul mercato. Ecco, questo è abbastanza interessante, perché bisogna fare un distinguo tra i prodotti omogenizzati dalla massificazione industriale e la diversità dei prodotti di nicchia, di diversità completa, in quanto, poiché noi siamo tutti come gli animali, siamo quelle che mangiamo. Poiché il provolone del Monaco è proprio una chicca di un territorio baciato dal Padre Eterno, parte dal mare e va alla montagna, per cui le vacche mangiano erbe diverse che si costruiscono in territori con ambienti diversi, per cui la gente è abituata a riconoscere
un certo tipo di sapore. Nel momento che questo provolone non può mai essere uguale a un altro, in quanto dipende dall'altitudine, da dove viene costruito il cibo, da dove viene fatto il latte, che cosa succede? Che aiuta i mistificatori. Quindi l'obiettivo che noi dobbiamo, cioè il messaggio. In che modo le aiuta involontariamente? Il provolone del Monaco non può mai avere lo stesso sapore l'uno dell'altro, perché da un allevamento a un altro, da dove deriva questa preziosa materia prima che è il latte del territorio, modifica il sapore. Per cui se uno ha un ricordo nella sua mente e nel suo gusto e ne trova la diversità, è quello il primo elemento sensoriale a cui deve fare riferimento, perché l'appiattimento del sapore significa che il latte è fatto in un solo posto e non può essere, per le quantità che servono per fare il provolone del Monaco, essere dei territori baciati dal Padre Eterno come quello della Costiera Sorrentina. Preside Masi, da questo punto di vista, sulla specificità del gusto e sulla mistificazione, come l'ha chiamata Pasquale Buonocore? Allora, quello che intendeva, diciamo, con questa picconata, sì, no? Che una delle caratteristiche del provolone del Monaco è la variabilità del sapore, che nasce dal fatto che è fatto presso piccoli caseifici, è fatto con lotti di latte che sono, diciamo, molto piccoli. È chiaro che se il tutto venisse lavorato in un grandissimo caseificio, mescelando tutti i lotti di latte, si avrebbe un sapore standardizzato. Il che può andare bene per una certa tipologia di prodotti, diciamo, tenete conto il parmigiano reggiano, tenete conto il provolone del consorzio o altri tipi di provolone che esistono sul mercato. In questo caso una delle peculiarità del provolone del Monaco è proprio il livello artigianale intrinseco della produzione, e chiaramente quando le cose vengono fatte a livello artigianale la standardizzazione diventa impossibile. Quindi, diciamo, attenzione, se si comprano 5-6 provoloni che sono tutti tale e quale, molto probabilmente quello è un demerito e non un merito del prodotto. Andiamo a vedere insieme come si produce il provolone del Monaco in uno di questi piccoli ma sapienti caseifici. Siamo stati nel caseificio La Verde Fattoria a Vico Equense. Il provolone del Monaco viene chiamato così perché anticamente si trasportava a Napoli con la barchetta che partiva dalla marina di Vico Equense e si andava a Napoli a vendere questi formaggi, e per portarne di più il personaggio che andava si metteva quest'aio del Monaco perché fanno la cerca. Dicevano sta arrivando il Monaco ed è rimasto questo nome tradizionale da tanti anni fa, è la vera storia del provolone del Monaco. È un provolone che è nato tanti anni fa per più che altro per necessità di conservare un formaggio per i periodi di quando non si vendeva. Per esempio, i periodi dove c'era meno vendita, i nostri antenati sono inventati questo formaggio per poterlo conservare nelle grotte. Ed è nato così questo tipo di formaggio, che poi nel tempo, siccome viene fatto naturale, come arriva dalla stalla al caseificio, con latte crudo, non aggiunto di fermenti né di conservanti, niente normale, con la stagionatura in grotte che avviene, ha acquistato un sapore che nel lungo tempo ha avuto sempre più successo. Dopo anni abbiamo cercato di avere questa DOP che andiamo portando avanti per valorizzare un po' anche il territorio con questo tipo di prodotto, dove possiamo pagare i dazi in più ai nostri contadini. Per fare un buon provolone ci deve essere la materia prima, che sarebbe il latte. Il latte è fatto in un certo modo, con una certa caratteristica, perché non si deve adoperare nessun tipo di additivo per la conservazione. Arriva il latte dalle aziende, crudo, solo refrigerato, nell'arco delle 24 ore bisogna cagliarlo, aggiungere il caglio liquido e caglio in pasto, si mette a
a fermentare la cagliata per 24 ore naturale, deve avere una fermentazione naturale. Dopodiché si fila. Poi si mette in celle frigorifere per minimo 6 mesi, minimo. Noi non possiamo vendere il prodotto prima di 6 mesi, dai 6 mesi a quanto più stagionato è meglio. Profondo su, è quella musica che tu all'improvviso sentirai, il ballo che non finisce mai, il passo che dovrai imitare per liberarti del male d'amore, così ballando meridionale come la tarantella che pizzica il cuore. Professor Peretti, come abbiamo visto, anche Albano ha messo una serie di argomenti sul tavolo. Prima di tutto, quali sono i comuni che possono vantare la possibilità di produrre il provolone del Monaco DOP? Chiariamo già questo aspetto. Innanzitutto sono 13 come numero, che già porta bene da questo punto di vista. L'area è molto delimitata a quello che è la zona che va da Castellammare per arrivare ad Agerola, passando per Gragnano e Piemonte, e arriva a Massalubrense con Vicheguenze, che è uno dei comuni importanti nella produzione del provolone del Monaco DOP. Diciamo che questa delimitazione dell'area geografica è stato uno delle difficoltà maggiori, perché noi che cosa abbiamo detto con questa delimitazione? Che tutto il latte che va a fare o viene utilizzato per la lavorazione del provolone del Monaco DOP deve provenire esclusivamente da questi 13 comuni. Quindi tutti i bovini presenti in questi 13 comuni possono dare il latte. Di questo latte il 20% è quello di vacca gerolese. Quindi noi abbiamo dato dei limiti importanti, che dicendo questo è un metodo di controllo, perché sapendo che il bovino di razza gerolese è iscritto a un registro anagrafico e conoscendo il numero esatto degli animali presenti nel registro anagrafico e quanto produce nella lattazione una vacca di razza gerolese, noi sappiamo quanto provolone del Monaco possiamo produrre ogni anno. Io lancerei questa sfida anche all'amico consorzio della mozzarella di bufala Campana DOP, dove più volte mi è stato, diciamo, detto che l'iscrizione al libro genealogico non è possibile. Questo sarebbe uno strumento di controllo su quello che diceva Pasquale Bonocore, è importante. Noi sappiamo che ogni anno per i bovini iscritti a questo registro anagrafico non possiamo produrre più di tanto. Quanto produciamo come consorzio? L'anno scorso abbiamo chiuso al 31 dicembre 2014 con 55.000 kg di prodotto, che significa quello che diceva il professor Masi, un prodotto di nicchia, un prodotto da numeri piccoli, che però ha questa diversità e questa varietà che i consumatori stanno riscoprendo e ci stanno dando delle grosse soddisfazioni. Peppino Albano parlava anche di un'altra cosa, il problema o il vantaggio, non si sa ancora come finirà, delle quote latte. Non esistono più in sostanza dal primo aprile di quest'anno, e appunto i produttori si domandano se questo costituisca per loro un vantaggio, una tutela oppure no della loro specificità. Il problema del Monaco DOP nacque proprio perché sapevamo che nel 2015 sarebbe arrivata la fine delle quote latte, quindi per dare ai pochi allevatori che in quel territorio c'erano in quel periodo la possibilità di avere un prodotto e su quel prodotto avere un giusto riconoscimento nel prezzo del litro di latte. È chiaro che l'uscita dalle quote latte determinerà nel territorio nazionale un problema enorme, non in quella zona e non per quegli allevatori che producono il latte per il problema del Monaco DOP.
Cosa succederà? Non lo so, nello scenario nazionale lo posso immaginare che entrerà ancora più latte in modo chiaro all'interno di alcune produzioni, però ricordiamoci che sia le DOP che le IGP, quindi la DOP, denominazione di origine protetta e le indicazioni geografiche protette, hanno dei disciplinari chiari, severi e sotto controllo, quindi già tutti i prodotti con questa denominazione hanno una sicurezza di quello che stiamo mangiando. Per le altre produzioni, come diceva il professor Masi, per questi provoloni generici io non posso dire il latte da dove proviene, soprattutto se abbiamo del latte, perché ricordiamo che il provolone del Monaco DOP viene fatto con latte crudo, senza pastorizzazione, quindi non viene abbattuto quella variabilità di cui si diceva prima, che dà nel profilo sensoriale di questo formaggio un'eccellenza. Però ricordiamo che la produzione è limitata, quindi tanti falsi in giro, e quindi ricordiamo sempre che c'è una marchiatura a fuoco su ogni faccia e un'etichetta chiara con i loghi della DOP. Dottor Papaccioli, ancora una volta sentiamo di questa intrinseca relazione tra alcuni comuni e questo prodotto d'eccellenza. Quanto può far bene tutto questo all'economia di un territorio anche? Per le caratteristiche del nostro territorio, io credo che questo sia una eccezione di una eccezionalità che si traduce in ricchezza inestimabile. Perché? Per gli stessi motivi di cui parlava il Preside e che poi strutturalmente metteva in evidenza l'amico Peretti, il professore Peretti, congiuntamente alla picconata di Pasquale, mi fanno amare ancora di più questi prodotti di nicchia, perché sono prodotti, se vogliamo, irripetibili, irriproducibili, e questo va ad esaltare delle caratteristiche per le quali il nostro territorio, in questo caso parliamo del provolone, ma poi si può attagliare questo ragionamento anche ad altri prodotti, benché comunque sempre di nicchia, che deve però fare il conto rispetto alle sofisticazioni, che il vero problema è sapere cosa stiamo mangiando. Quindi la tracciabilità e la certificazione sicuramente garantisce questo tipo di ricchezza nostrana. Naturalmente, se poi andiamo, e bene faceva Pasquale prima di evidenziarla, andiamo nell'illecito, andiamo nella frode, e lì poi sono altri gli organismi che devono assolutamente intervenire. Ma ancora qui, io credo che sia un discorso culturale. Noi dobbiamo continuare a valorizzare queste differenze ed esaltare queste qualità, che se vogliamo sono delle qualità, ripeto, irripetibili. Non si può omogeneizzare un prodotto di questo tipo, non soltanto e solamente perché un provolone omogeneo sarebbe immangiabile, secondo me, perché comincerebbe a somigliare alla pasta filata qualunque, ma soprattutto perché questo esalta un territorio che secondo me può dire ancora tanto. Riportare il territorio al centro del prodotto è un po' come riportare l'uomo al centro della produzione. Il Casaro e quant'altro sono l'esempio di questo. E tutte le eccellenze del territorio sono presenti nella ricetta dello chef Tommaso Di Palma, con il quale mi collego subito per sapere a che punto è la nostra ricetta, che appunto unisce due elementi tipici della nostra costiera, le alici e il provolone del Monaco DOP. Iniziamo a mettere un po' di aglio, un po' d'olio e iniziamo a soffriggere gli ingredienti. Aggiungiamo le alici e dei pomodorini. La particolarità è che non abbiamo tagliato i pomodorini, perché alla fine ci darà questo pomodorino intero nel piatto, che sarà sia da sapore che anche da colore al piatto. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta. Un po' di prezzemolo. Allora, il nostro sughetto è pronto. Nel momento in cui andremo a impiattare la nostra pasta saltata con il nostro sughetto, andremo a completare il piatto con questa salsa di provolone del Monaco, ottenuta dai pezzettini di provolone del Monaco, con aggiunta un po' di latte, messa a bagnomaria a fuoco lento affinché non si arrivi a questo composto così liquido e omogeneo. Allora, abbiamo messo la nostra pasta di cottura fedora,
la stiamo saltando con la salsa e abbiamo ottenuto questo composto, questo piatto. Faremo questo riccio di pasta al centro, poi andiamo a mettere vedremo e infine aggiungiamo la nostra grattugiata di limone, qualche rametto di timo limonato. Il nostro piatto è pronto. Lucrezia, sto arrivando da te in studio per farlo assaggiare. Allora, in attesa che la ricetta arrivi qui da noi, Preside Masi, che ne dice di questo accostamento tra formaggio e alici di cetara? Sicuramente è un accostamento originale, quindi, però bisogna vedere il risultato. Diciamo. Credo che se prevalga un sapore rispetto all'altro, allora diciamo, l'impressione non... di grande delicatezza del tutto e di esaltazione reciproca, mettiamola così, come una... in una buona storia d'amore. Immagino che, sapendo chi l'ha preparato, sia stata preparata in una maniera adeguata. Il problema di sapori contrastanti come questo, no? Diciamo, il forte sapore del pesce azzurro con un sapore delicato tendente al piccante del provolone, credo che ci voglia molta sapienza per sposarli, sì, però credo che lo chef sia una garanzia. Speriamo che si cimentino anche i nostri telespettatori. Professor Peretti, lei invece che diciamo tutela il provolone del Monaco, che ne pensa di questo accostamento? Affettivamente sono contento, perché con le alici di cetara stiamo facendo un progetto importante, quindi ci sarà anche a breve una maggiore collaborazione tra i due prodotti. Certo che, come diceva il preside Masi, effettivamente sono due contrasti difficili da unire, quindi dobbiamo capire se lo chef, sicuramente bravo perché lo conosciamo, però abbia potuto poi dare il massimo, perché questo sapore delicato e piccante del provolone non so se possa essere poi in contrapposizione a questa durezza, diciamo, a questo sapore forte dell'alici, soprattutto l'alici di cetara preparata in un certo momento. Tra poco lo metteremo alla prova, questo connubio. Dottor Papaccioli, lei invece cosa ne dice? Prima di tutto, lei ama i formaggi, il provolone del Monaco, ne amo ghiotto? Molto i formaggi, certo, ma se questo da medico dobbiamo stare attenti. Cum grano salis, ma tutto quello che si mangia, se non si eccede, Non crea danno in generale, quindi è la moderazione e comunque la considerazione del veleno. Bravissima, è la dose, quindi non è questo. Ma mi piaceva molto questo connubio, che è un poco la storia di ogni matrimonio, no? Di questo continuo litigio perenne e confronto, e due caratteri forti in genere sono due caratteri che vanno continuamente a cozzare. Chissà se questo compare d'anelli, se questo padrino di matrimonio, come io sono certo, abbia saputo dosare le quantità, ma molto spesso deriva dalla lavorazione e dal mettere insieme anche dei momenti di cottura, perché questi matrimoni in genere riescono bene, gente che oggi fa anche 70-75 anni di matrimonio. Sono sempre meno, però. Certo, sono sempre meno, ma non ci piangiamo addosso. Speriamo che le esaltazioni di questo tipo di fatti culturali, parliamo di territorio, questo meticciamento Mare Monti mi piace molto, perché è anche un po' in questa contraddizione continua che vivono i nostri territori, no? Queste eccellenze. E racconta anche un po' la storia del provolone del Monaco. Esattamente, queste eccellenze che poi sono contraddette dal cattivo uso e dalla mancata protezione. Qualcuno molto più importante, dicevo in questi giorni, è la custodia del creato. Speriamo che questo connubio riesca a portare innanzi questo ragionamento dello stare insieme. E vediamo cosa ne pensa di questo connubio, anzi no, del consumo di formaggi in questo caso, la nostra nutrizionista Maria Valente.
Il sodalizio dell'uomo con i formaggi è talmente antico che anche Omero racconta di Polifemo che mungeva le pecore e le capre e poi raccoglieva, conservava nei cestini intrecciati il caglio. Il formaggio quindi fa parte delle tradizioni dell'uomo, è sempre stato presente, soprattutto nella civiltà agricola e pastorizia. Ovviamente i formaggi stagionati non sono alimento magro, ma contengono grassi e non esiste formaggio più o meno grasso, sono tutti cugini e fratelli fra loro. C'è sempre da dire la solita cosa, che ognuno di noi deve regolarsi e deve introdurre gli alimenti che più sono opportuni per il suo fisico. La nostra vita è determinata da geni ereditari e anche chi si alimenta in maniera perfetta di certo non può allungare nemmeno di un giorno la vita, che è determinata appunto da geni, da caratteri ereditari. Però c'è da dire che alimentandosi in maniera sbagliata possiamo avere grosse ripercussioni sulla nostra salute. Allora i formaggi sono importanti perché ci forniscono calcio e soprattutto alle donne sono fondamentali per evitare la demineralizzazione delle ossa. Però al tempo stesso chi soffre di colesterolo non ne deve abusare. Spesso e volentieri quando andiamo al ristorante il formaggio è usato come dessert. Il formaggio, se si vuole mangiare un caciocavallo, un pecorino, sono buonissimi, alla fine un 60 grammi contengono un 20 grammi di grassi saturi, quindi non si possono introdurre nella nostra alimentazione. Se invece li usiamo come un surplus dopo aver mangiato altre proteine, è normale che possiamo nuocere alla nostra salute, così come invece un atleta, chi corre, dopo può mangiare benissimo una porzione di formaggio. Ricapitolando, lo chef ha soffritto in padella pomodorini alici con l'aglio, poi ha aggiunto del trito di olive e capperi, infine ha unito il tutto con la pasta e ha guarnito con timo limonato, crema di provolone del Monaco e una grattatina di scorza di limone. Allora invito ad entrare lo chef Tommaso Di Palma così da testare questo matrimonio come è stato definito stasera, prego. E invito in maniera solerte il preside Masi ad assaggiare in qualità di nostro ospite d'onore. Mentre lei si accinge ad assaggiare, chiedo a Pasquale Buonocore la sua picconata finale, così lasciamo mangiare tranquillo il preside. No, la picconata finale stavolta non è una picconata. Dunque, siccome prima si ponesse questa contrapposizione, ma per questo tipo di trasmissione è stato scelto uno chef di quel territorio, perché Tommaso è di Sorrento, è della penisola sorrentina, per cui è lui che ha scelto la ricetta e quindi dovrebbe essere uno chef che conosce la dosatura per far sì che questi sapori contrastanti possano convivere e come dice il professor Papaccioli, meticciarsi. Chiediamo allora al preside Masi questo connubio, il profilo sensoriale di questo connubio. Che se riusciamo a fare in due secondi il profilo sensoriale. No, dici con me. Io, da consumatore, sì, devo dire che è veramente ottimo, diciamo, perché non prevale nessun sapore. Cioè, come retrogusto si avverte sia il sapore delle alici che quello del formaggio, però diciamo quando viene mangiato diciamo, i due sapori si sposano, non è che cozzano l'uno con l'altro. Bene, allora
Una buona ricetta. È promosso, chef. La ringrazio, ringrazio Pasquale Buonocore, il nostro gastropicconatore, il preside Masi, il professor Peretti, il dottor Papaccioli e voi naturalmente che ci avete seguito da casa. E vi ricordo che tutte le nostre puntate le potete rivedere anche sul sito www.giulinews.it. Io vi aspetto la settimana prossima con un altro prodotto, un'altra ricetta e tante altre picconate.